Abbiamo visitato un paziente la scorsa settimana di 58 anni, l'abbiamo visto insieme col mio collega Andrea Naselli. Siccome appunto il quadro clinico era abbastanza strano, presentava delle vescicole a livello dei genitali, abbiamo pensato di fargli fare anche un esame presso le malattie infettive della regione da cui lui proveniva. Nel pomeriggio il centro di malattie infettive ci ha affermato appunto che la diagnosi era giusta, quindi era un caso di vaiolo delle scimmie. E dunque il paziente poi è stato messo in quarantena a casa come terapia. Non è che ci sia bisogno di una terapia particolare perché si va sul sintomo, quindi il paziente è isolato perché può essere contagioso, però non è, come patologia non è grave, diciamo, quindi si risolverà anche spontaneamente. In Italia fino adesso ci sono stati diagnosticati 545 casi, di questi 540 uomini e 5 donne. Nella nostra regione saranno circa 4 i casi diagnosticati, mentre sono più colpite la Lombardia, il Veneto, la Liguria e il Lazio. Come si trasmette? Si trasmette solo a contatto diretto col paziente che ha questa malattia, cioè quindi a contatto con le lesioni cutanee oppure anche con il respiro o con la saliva, soltanto se si sta a contatto un pochino di tempo, non deve essere un contatto veloce, quindi soprattutto in un rapporto sessuale. Può iniziare con una febbre, una febbricola, mal di testa, dolore ai muscoli, linfonodi, cioè questi noduli che si ingrossano nel corpo. Dopo 3-4 giorni da queste manifestazioni, ecco che compaiono le lesioni cutanee, che si presentano con delle ulcerazioni tipo varicella. Appunto, quel liquido che fuoriesce da queste vescicole, le croste, sono assolutamente contagiose. E una cosa interessante è che il nostro paziente di 58 anni non era stato vaccinato per il vaiolo. Allora, c'è un nesso tra il vaiolo e la malattia, il vaiolo delle scimmie. Il nesso è che il virus si assomiglia anche se le manifestazioni cliniche sono completamente diverse. Comunque, prima degli anni 80 era obbligatorio il vaccino del vaiolo e c'erano circa un 80% della popolazione protetta da questo vaccino. Ora, visto che non è più obbligatorio il vaccino del vaiolo, attualmente solo un 30% della popolazione è vaccinata per il vaiolo e appunto chi non è vaccinato più facilmente può contrarre questo virus. Più che una terapia esiste una possibilità di non contrarre il virus, che è il vaccino che attualmente il Ministero della Salute ha messo a disposizione delle regioni più compromesse, cioè della Lombardia, Veneto, Liguria e Lazio. Ma se ci fosse bisogno, anche la nostra regione può richiedere il vaccino, non ci saranno problemi a poterlo avere. Il vaccino si somministra in 2 dosi, a distanza di un mese l'una dall'altra, si chiama Imvamex, però non è consigliato per tutte le categorie di pazienti, in quanto il Ministero della Salute lo consiglia nei pazienti a rischio, che sono le persone che lavorano nei laboratori, quindi che sono più a contatto col virus, e anche gli omosessuali, transessuali e bisessuali.